e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avete visto, stamattina ho fatto il rinfresco del lievito madre perché ho intenzione di fare il pandoro quest'anno. E l'unica cosa è che non ho lo stampo per mettere il pandoro, cioè per fare la forma del pandoro, perché l'avevo trovato a novembre ma non l'ho presi dicendo sì, tanto rimane, e non l'avessi mai detto perché adesso tutti hanno avuto in mente di fare il pandoro quest'anno e quindi probabilmente me lo andrò a fabbricare con una teglia di alluminio. E sarà un pandoro con il lievito madre. Infatti guardate qua che bellino, ho messo qua a rinfrescarlo e poi oggi a mezzogiorno dovrò rinfrescarlo e così anche alle 4, e dopo da lì, dopo 3 ore inizierà la cosa più interessante, perché andremo proprio a fare l'impasto del pandoro. E qua c'ho infatti tutte le cose scritte con tutte le informazioni che riguarderanno il pandoro. Ah, e poi la mia migliore amica per Natale mi ha regalato questo fantastico libro dove dentro ci sono un sacco di cose, tipo per fare i croissant, i grissini, i bomboloni, i maritozzi, e quindi voglio davvero imparare tanto sulla pasta madre. E quindi niente, adesso andrò a fare colazione perché sono le 8:40 e sto morendo di fame, quindi iniziamo subito. Ah, e oggi dovrò pure allenarmi, e oggi avrò pure una riunione con gli scout che durerà 45 minuti, però comunque mi impiegherà un po' di tempo, quindi come al solito faccio vlog quando ho gli scout, però mi dispiace, ma non faccio solo quello, vi giuro. Allora, per colazione questa mattina ho avuto in mente di fare i pancake perché non li faccio da troppo. È una ricetta che non ho mai fatto, quindi non vi do le dosi perché la sto facendo totalmente a caso. Raga, io ci metto anche un po' di questo che è sciroppo 0 calorie di Bulk Powders, perché sa proprio tipo di sciroppo d'acero eccetera, e ci sta da dire sui pancakes. Guardate quanto è soffice, cioè la farina di cocco, vi giuro che aumenta tantissimo il livello. Quindi così, adesso io mi mangio questo e poi mi andrò a lavare e tutto, a cambiarmi comunque. E poi dovrò iniziare un pochino a studiare, anche se sì, raga, è il 23 dicembre, però devo iniziare di nuovo a studiare perché ho un esame a gennaio. E quindi, raga, è un circolo vizioso. Buona colazione anche voi, buon pranzo, buona cena, non so quando vedete questo video, buona giornata, e noi ci sentiamo un pochino più avanti. Allora, in questo periodo sto integrando un po' di cose. Allora, la prima è il multivitaminico, questo qua di Bulk Powders, ne prendo 3, però ovviamente tutto dipende dai principi attivi che ci sono all'interno, e poi qua di solito sul retro c'è scritto sempre quante capsule bisogna prenderne. Poi integro omega 369, e qua invece dipende molto dal principio attivo, ovvero quanti EPA e DHA sono presenti all'interno di ogni singola capsulina. Poi sto integrando, sempre di Bulk Powders, la vitamina C, questa ne prendo una al giorno prima di andare a letto. E infine questo qua, che è magnesio, lo prendo alla Liquidol, sinceramente ne prendo una al giorno. E niente, mi piace un sacco, più che altro, non so quanto sia
buono, nel senso che probabilmente in commercio ci sono di migliori. Però mi piace perché si scioglie nell'acqua e quindi è un motivo in più per bere. E quindi questo mi piace un sacco ed è gusto limone. Eccomi tornata, sono le 11:38. Io tra 22 minuti devo fare il secondo rinfresco della giornata per fare il panettone. E poi volevo far vedere quanto è stato carino il mio ragazzo, che ieri ci siamo visti e ci siamo fatti i regalini di Natale. E lui, uno di questi, erano i baci per Gina. Sto carino. E un'altra era una maglietta Adidas che però è uscito fuori il fatto che lui l'ha comprata, però c'era tipo un tratto di penna e quindi mia mamma deve provare a toglierlo. E poi mi ha regalato un braccialetto stracarino. E io invece gli ho fatto uno zaino per camminare in montagna, perché amiamo camminare in montagna, e quindi questo. Innanzitutto bisogna accendere l'albero, che qua non lo fa nessuno se non lo faccio io. Stracarina, poi qua è arrivata l'amici. Dov'è finita? Eccola a farci compagnia. Sono stracontenta perché il lievito sta procedendo bene. Infatti guardate che carino, è tipo triplicato, e infatti quando triplica vuol dire che va benissimo, io spero venga. Ho appena guardato la clip che ho appena registrato e mi chiedo perché devo continuare a toccarmi i capelli, soprattutto se poi me li metto in una posizione indecente. Cioè, ma che capelli c'ho? Adesso devo andare a rinfrescare questo lievito perché dovrà riraddoppiare. E poi alle 4 devo fare l'ultimo rinfresco. Ok, ho trovato in casa queste forme qua per fare i budini. Ho guardato e questo conterrebbe un impasto da 500 grammi. E questo, essendo più piccolo, un pochino più piccolo, lo conterrebbe. Quindi penso che farò l'impasto normale, poi lo dividerò in due. Perché non ho trovato in casa le teglie di alluminio. E quelle che ho non voglio utilizzarle perché non sono adatte, quindi le rovinerei e basta. Guardate chi è arrivato qui. Le rovinerei e basta, e quindi penso che farò così, mi arrangio. Nel caso venissero male, mia mamma ha comprato questo panettone qua al pistacchio, quindi se proprio la vedo male abbiamo quello di scorta. Piccolina. Miki, cosa guardi? Allora, per pranzo qua ho messo a fare dei broccoli con un po' di tempeh, che andrò ad accompagnare con il pane che ho fatto io con il lievito madre. E questo sarà più o meno il mio pre-workout, perché alle 4 dovrò andare ad allenarmi. Ok, questo è il mio pranzo, tempeh, broccoli al pomodoro con il pane integrale che ho fatto, condito con olio, sale, pepe e curcuma. Buon appetito! Adesso io sono venuta qua in camera perché sono le 3, perché devo finire di copiare questi appunti, devo riscriverli qua. Allora, adesso sono tipo le 4:10, devo andare a fare l'ultimo rinfresco della giornata, perché poi dopo alle 7, spero che mi vediate perché è completamente buia sta casa, perché poi andrò io a fare l'impasto. Ecco come è diventato il lievito, direi che è triplicato, quindi adesso ci mettiamo subito all'opera. Mi sono messa un po' di mascara perché ero davvero indecente, non mi piacevo per niente, e quindi adesso ho messo un pochino in risalto i miei occhi. Oddio.
Ok, questo è il mio outfit per andare in palestra, cioè ad allenarmi in casa. Qua ho questi bei calzinoni enormi, questi leggings li ho presi da Decathlon e sono, non so di che marca siano in realtà. E poi sopra qua ho questo top, anche questo l'ho preso da Decathlon e niente, mi metterò questo. Dell'allenamento ve ne ho già parlato nello scorso Whatettina Day, quindi io vado e ci vediamo più avanti con il post-workout, ovvero la merenda. Come post-workout ho la mia torta, cioè il mio banana bread, che non vi ho ancora dato la ricetta in realtà, quindi a breve ve la darò su Instagram e poi magari vi farò anche la videoricetta qua con dello yogurt di soia. E adesso sono stra in ritardo perché devo collegarmi. Infatti, ho appena, praticamente appena finito di allenarmi, mi sono un attimo lavata e cambiata perché oggi è l'ultima riunione prima di Natale, quindi siamo vestiti di verde e rosso. Con il fazzolettone io sono Ikki, ma adesso mi devo muovere, quindi non ho tempo di chiacchierare, cose che vorrei tanto fare. E noi ci vediamo per cena. Ok, allora la riunione è finita, è conclusa, adesso sono in cucina perché sto preparando da mangiare. Per ora ho messo solamente a fare la zucca in forno. E poi volevo dirvi che questo è il lievito che a questo punto dovrebbe essere triplicato, ma non è ancora triplicato, quindi aspetto un altro pochino e poi devo iniziare a impastare. Perché devo metterlo a lievitare, perché poi deve lievitare tutta la notte. E raga, stra ansia che non venga già, non ce lo stampo, poi che casino. Comunque questo, adesso finisco di cucinare e il punto è che non so cosa fare. Ok, alla fine ho optato per del tonno che è speziato con sesamo, comino e peperoncino. Del riso che poi andrò a cuocere, ho già messo l'acqua e poi qua fate caso al burro che l'ho messo qua perché così si ammorbidisce prima dell'utilizzo e poi appunto qua c'ho la zucca e lei continua a rompere. Che c'è, amici? Ok, questo è il risultato finale. Abbiamo tonno, riso e zucca, tutto condito con un po' d'olio, sale, sesamo, paprika e cumino e qua zucca al forno. Buon appetito a tutti! Allora, sapete no che io mi faccio molto spesso il porridge di crusca d'avena, però ho ieri preso questa crusca d'avena, che è la crusca di avena Sarchio, non so per quale motivo. Anche se la cuocio rimangono dei pezzi durissimi che mi fanno altamente un po' senso a masticare. E quindi non so. Boh, l'ultima volta che la presi non c'erano sti robi. Prima di farvi la buonanotte, volevo farvi vedere qua che ho messo a lievitare l'impasto che ho impastato a mano perché non abbiamo un'impastatrice, una planetaria. E questo teoricamente domani mattina dovrebbe essere raddoppiato. Io davvero spero che lieviti. Adesso niente, mentre io mangio questo pezzettino di cioccolato, vi do la buonanotte, cioè per me la buonanotte, vi saluto, vi dando un grosso bacio enorme. Spero che vi sia piaciuto e che passate una buona giornata e che per questo periodo di tempo in cui vi ho tenuto compagnia io l'abbia fatto positivamente. Quindi niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!